Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: per la conduttrice Ilaria Blasi arriva una soddisfazione tardiva. Ad anni dallo scandalo, la conduttrice può finalmente tirare le somme. Anche le coppie più solide faticano a fronteggiare l'eventualità di un tradimento. A maggior ragione se i dettagli più pruriginosi finiscono sulle prime pagine dei giornali, come accaduto ad Ilaria Blasi e all'ex marito Francesco Totti. La coppia aurea ha ufficializzato la separazione nel 2022 in seguito a un'epica paparazzata di Dago Spia, che aveva immortalato Er Pupone allo stadio olimpico a fianco dell'attuale compagna Noemi Bocchi. Dopo le iniziali smentite, la conduttrice romana e l'ex capitano della Roma hanno infine capitolato, confermando i rumors circa la relazione clandestina. Non sarebbe la prima volta, però, che Francesco Totti avrebbe indugiato in atteggiamenti intimi con giovani donne a discapito del proprio legame coniugale con Ilaria Blasi. Secondo uno scoop attribuibile a Fabrizio Corona e all'agente Lele Mora, lo sportivo avrebbe tradito la conduttrice già nel lontano 2005, a pochi giorni dal matrimonio. All'epoca la showgirl Flavia Vento aveva rilasciato un'intervista esplosiva a Gente, in cui confessava di aver acconsentito ad una notte di passione con il calciatore presso la sua villa dell'Eur, ovviamente in assenza della futura moglie, al tempo in dolce attesa del primogenito Christian. Secondo alcune voci di corridoio, il fratello di Francesco Totti avrebbe offerto a Flavia Vento ben 50.000 euro purché rinunciasse a rilasciare la seconda parte dell'intervista a Gente. Il resoconto avrebbe dovuto contenere infatti anche alcune foto compromettenti circa l'incontro bollente con il calciatore. Ilaria Blasi, arriva la resa dei conti con Francesco Totti. La conduttrice capitolina aveva ovviamente accusato il colpo, scegliendo infine di convolare a nozze comunque con Francesco Totti. Durante una puntata del GF VIP, inoltre, aveva scagliato arco e frecce contro Fabrizio Corona, accusandolo di aver tentato di minare la sua relazione con un pettegolezzo deleterio, per giunta durante la delicata fase della sua gravidanza. Alla luce del recente tradimento poi sfociato nel divorzio, ci si interroga però circa la condotta coniugale di Francesco Totti durante gli anni d'oro della relazione. Fabrizio Corona non ha mai smentito il gossip circa il tradimento e, dopo le accuse in diretta, avrebbe addirittura rincarato la dose. Il re dei paparazzi aveva dichiarato in diretta TV a beneficio di Ilaria Blasi: sei stata tradita a un mese dal matrimonio, succede a tutti. Siamo tutti cornuti in questa vita, prendila con filosofia. Non è che, perché oggi sei una conduttrice, puoi dire quello che vuoi. Se quanto riferito da Fabrizio Corona corrisponde a verità, Ilaria Blasi avrebbe tollerato non solo l'ultimo tradimento dell'ex marito, ma molte altre potenziali infedeltà. La rivincita di Ilaria Blasi, ammesso che la versione di Flavia Vento e Fabrizio Corona abbia un fondamento, Ilaria Blasi uscirebbe a testa alta dal confronto definitivo con l'ex marito. A differenza di quest'ultimo, infatti, Ilaria Blasi non avrebbe mai indugiato in frequentazioni clandestine e può quindi godersi a mente serena e coscienza immacolata la nuova relazione con Bastian Muller. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody.
somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh.